Torna la vittoria il Fano dopo un mese e mezzo dall'ultimo successo e i tre punti arrivano al termine di una settimana difficilissima con l'esonero di Geoffrè e nel derby casalingo contro il Tolentino. Il 3-1 finale premia i granata locali in maglia bianca, bravi a sfruttare gli episodi, a mostrare il giusto atteggiamento mentale e compattarsi con lo spirito giusto nel finale contro un Tolentino arrembante. I cremisi di Mosconi sono piaciuti di più per il gioco, ma sono stati colpiti nei loro momenti migliori. Al Tolentino è mancata la pericolosità in attacco per fare male, nonostante un finale tutto riversato nella metà campo locale. Per la sua prima in panchina il tecnico Fiscaletti opta per un 4-3-3 mettendosi a specchio con il Tolentino di Mosconi. Al nono Cremisi vicinissimi al vantaggio, recupero palla su Ricci, diagonale di Capezzani, risposta del portiere Zafesta e a porta vuota di testa Severini manda clamorosamente sopra la traversa. Ci riprova ancora Severini al 13esimo ma non c'entra il bersaglio grosso. Meglio il Tolentino in avvio di partita nel recupero palla e nelle ripartenze. Ma il match cambia repentinamente. Prima al 17esimo il Fano fa le prove generali del vantaggio. Russo, dimenticato in area di testa, esalta i riflessi di Bucosse. Poi al 19esimo atterramento di Russo in area e rigore. Dal dischetto Casolla trasforma con freddezza per l'1-0 locale. Fano che sembra in controllo del match, ma il Tolentino pareggia al 33esimo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone rimane in area e Strano trova la conclusione vincente per l'1-1 Cremisi. Il Tolentino legittima il pari con un buon finale di tempo, ma la prima frazione di gioco si chiude sull'1-1. Ripresa e Fano subito in vantaggio. 11esimo, corta respinta della difesa del Tolentino e Casolla trova la conclusione vincente per il 2-1 locale. Immediata la replica Cremisi, 14esimo, splendido tiro di Severini, praticamente sulla linea si immola Ricci a salvare il risultato. Ospiti che reagiscono con determinazione prendendo il comando del gioco. Mosconi prova a cambiare il match con i cambi, il Tolentino spinge forte al 39esimo, bella girata al volo di Capezzani, palla alta. Il Fano che si schiaccia agli ultimi minuti del match, ma al 40esimo Esposito recupera palla agli avversari, dribla anche Bucosse e deposita in rete la palla del 3-1 definitivo. Rimane solo il tempo per annotare l'espulsione di Gigli al 51esimo. Un successo pesantissimo per un Fano in crisi, sconfitta invece fin troppo pesante nel punteggio per il Tolentino di Mosconi. Sì, soprattutto al di là del risultato, sotto l'aspetto dell'impegno, del carattere, della voglia di rivalsa che i ragazzi hanno dimostrato. Quindi quella è la cosa più positiva. Poi, solitamente, come dico ai ragazzi, quando diamo tutto e centriamo la prestazione, spesso e volentieri si ottiene anche il risultato. Quindi sono contento anche per questo. Un'altra nota positiva è che ci siamo compattati bene il secondo tempo, siamo ripartiti bene e ci siamo anche i cambi che sono stati fatti, i ragazzi che sono entrati hanno dato un grosso contributo, quindi vuol dire che sono tutti sul pezzo pronti per darci una mano. Io non penso a domani, ho pensato a oggi e basta, quindi volevo far bene, per il bene della società, perché ha fatto uno sforzo enorme. E quindi sono molto molto contento, al di là, poi essendo fanese ancora di più. Il cammino è lunghissimo, non lungo, quindi però il campionato è questo, lo dobbiamo sapere e dobbiamo essere consapevoli di questo. Il Fano è una società che ha un blasone non indifferente, quindi tutti ci aspettano, tutti ci vogliono fare lo sgambetto, quindi dobbiamo prepararci a delle battaglie sicuramente. Adesso ci godiamo questa vittoria. E poi vediamo cosa deciderà la società, chi verrà, cosa faremo, poi ci penseremo da martedì come giusto che sia, perché dopo 4 sconfitte consecutive è anche giusto godersi un po' questa vittoria sofferta, perché alla fine è stata sofferta, combattuta, quindi non è una vittoria che diciamo è stata facilissima, quindi a maggior ragione ce la dobbiamo godere. L'importante era fare la prestazione e portare a casa il risultato, venivamo da un periodo non bello, lo sappiamo tutti. Ci siamo compattati questa settimana e siamo contenti per il risultato e per la vittoria. Ancora il campionato è lungo, siamo partiti benino, poi adesso male, adesso sta vittoria speriamo che ci faccia lavorare con serenità perché è quello che abbiamo bisogno. La squadra è importante e dobbiamo star sereni e lavorare su questa vittoria. Io per quel poco di carriera che ho fatto il pubblico secondo me voto 10, dall'inizio alla fine, da quando abbiamo iniziato il campionato fino adesso.
ci è sempre stato a supportare qualsiasi partita, nonostante le quattro sconfitte. E veramente, veramente, io voglio dire grazie, gliel'ho detto anche a Montegiorgio, cioè davanti a loro, ma lo voglio dire anche qui davanti a tutti, perché sono stati veramente vicino alla squadra e si è sentito.